radini. Vi do qualche delucidazione pure sul ruolo della professoressa, presidente e direttore scientifico, psicologa sociale e del lavoro, criminologa e esperta di sicurezza con focalizzazione sul fattore umano e metodologia di awareness e comunicazione. Il suo intervento partirà dalla definizione della violenza contro le donne e individuare i punti chiave in un'ottica psicosociale. E vedrà il concetto di genere, di discriminazione e di contesto. Focalizzerà la presentazione sul contesto lavorativo e sui rischi psicosociali anche nell'ottica di genere, esposizione femminile maggiore ad alcuni fattori di rischio rispetto agli uomini, e concluderà il suo intervento con esempi di violenza e di molestie sessuali, molestie in generale, mobbing e stalking e loro possibile correlazione. Diamo la parola alla professoressa e la ringraziamo per aver partecipato anche lei all'evento. Allora, grazie innanzitutto della completezza con cui sono stata presentata. Volevo ringraziare innanzitutto l'ISPRA, il CUG, quindi la dottoressa Giunta per l'invito, la dottoressa Cianflone che comunque ha contribuito anche a questa realizzazione, quindi tutti, e un ringraziamento anche, un ometto, al dottor Raschielli, perché stamattina se non mi avesse recuperato, visto la pioggia e lo sciopero, probabilmente non sarei riuscita a raggiungere questo posto. Allora, sì, io vorrei inquadrare innanzitutto l'aspetto, io mi occupo molto di rischi psicosociali, di salute e sicurezza sul lavoro, ma anche poi di psicologia proprio applicata alla sicurezza in generale. La mia è una formazione, come vedete, di psicologia sociale, di criminologia, per cui analizzo queste tematiche sotto un profilo che è sicuramente diverso da chi mi ha preceduto, che peraltro ha inquadrato magistralmente quello che è il contesto nel quale noi andiamo ad operare, la professoressa Paladini, che ha dato un'inquadratura di contesto sociale molto più ampio, nel quale poi adesso noi facciamo delle riflessioni. Riprendo una delle definizioni che sono state date appunto dalla dottoressa Di Maio, se non erro il nome, che ha riportato la letteratura e quindi le definizioni di violenza contro le donne. Riprendo una di queste definizioni, quella della Convenzione di Istanbul, per fare anche delle riflessioni di carattere psicosociale riguardo alla terminologia che viene usata. Si parla di una violazione dei diritti umani, si parla di una forma di discriminazione, quindi atti di violenza fondati sul genere che possono provocare danni ovviamente di varia natura e possono in qualche modo implicare e riguardare contesti pubblici e privati. Quindi questo significa già una dimensione psicosociale molto importante, dove abbiamo sicuramente questo concetto della discriminazione. Sicuramente l'aspetto di fondato sul genere, quindi adesso capiamo anche sul concetto di genere, è un discorso anche di contesto, quindi un contesto che può essere pubblico o privato, un contesto allargato, quindi un contesto sicuramente sociale. Diverse sono le forme della violenza di genere, quindi possiamo parlare, abbiamo visto, no, nelle varie definizioni, possiamo avere una violenza di tipo fisico, di tipo quindi più atti legati, no, a atti fisici, oppure una violenza più sottile, di tipo psicologico, economica, quindi non rendere per esempio indipendente qualcuno, quindi renderlo, no, di in qualche modo non permettere di fare anche delle scelte autonome, o violenza sessuale. Ovviamente è abbastanza anche complicato separare, no, tutte queste dimensioni, e questo significa che più strategie oppure più tipi di violenze in qualche modo vengono perpetrate, e ovviamente il tipo di danno sarà diverso, no? Quindi si possono amplificare in termini di danno.
partire però dal concetto di genere, cioè innanzitutto quando noi parliamo di violenze basate sul genere, facciamo una distinzione tra quello che è il sesso che rimane su una dimensione biologica e il genere che invece attiene alla sfera sociale. Questo è molto importante perché ovviamente si tratta di due dimensioni che non sono contrapposte, cioè tra loro si integrano, sono interdipendenti, ma ovviamente tant'è vero che sugli aspetti, diciamo, biologici poi si va a produrre, si definisce quella che è anche l'identità di genere, ma quando si è stato molto citato l'aspetto della dimensione culturale, dimensione culturale significa proprio rappresentazione sociale, quindi in qualche modo la rappresentazione sociale, quindi del ruolo della donna, il ruolo di genere, no? Quindi noi costruiamo, no? Quindi anche attraverso delle aspettative, dei ruoli, come ad esempio. Non dobbiamo sottovalutare gli stereotipi. Ho ripreso questa immagine perché lo stereotipo così anche può essere, sdrammatizziamo un po', ma il discorso c'è poco da sdrammatizzare, ma questo significa che c'è una dimensione culturale dietro. Perché questo? Perché lo stereotipo è un atteggiamento, è una generalizzazione rispetto a quelle che sono alcune concezioni. Quindi qui nell'esempio, no, il discorso quando si dice le donne non sanno guidare, le donne non sanno parcheggiare. Questo è donne al volante, benissimo. Però questo significa che questo è un aspetto culturale, no? Quindi si trasmette anche nel tempo, quindi nelle generazioni. E ovviamente non bisogna sottovalutare questa dimensione, così come non bisogna sottovalutare la stereotipizzazione nelle differenze di genere anche legate a quello che è il ruolo della donna nell'ambiente lavorativo, cioè cosa ci si aspetta da una donna sul lavoro, come viene giudicata la vita lavorativa di una donna, cioè in genere viene l'insuccesso, ad esempio, viene più tollerato rispetto all'uomo, no? In quanto viene sempre associato al genere maschile una maggiore importanza di quella che è la dimensione lavorativa. Quindi in qualche modo pure purtroppo si attribuiscono, no, anche alla fortuna, al caso, certe realizzazioni anche di carriera. Per cui ci sono questi aspetti di stereotipizzazione che sono molto importanti perché in qualche modo c'è un concetto di stereotipo che è legato appunto alla una generalizzazione e che riguarda questa dimensione culturale, cognitiva, ma c'è anche un pregiudizio che riguarda più una dimensione emotiva. Quindi vedete che sono, diciamo, due aspetti importanti nella considerazione della donna. Detto questo, poi il discorso delle violenze può riguardare diversi ambiti, quindi per esempio l'ambito familiare, sappiamo anche dai dati, no, soprattutto la violenza in ambito familiare, che è una violenza spesso anche dove c'è anche un numero oscuro molto elevato, no, perché volte, anzi spesso non si denuncia per una serie di motivi, quindi anche per vergogna oppure per tutelare magari i figli, quindi per una serie di ragioni. E purtroppo poi si legge anche nelle varie statistiche come ad esempio il femminicidio si innesca soprattutto in un contesto familiare, quindi sono soprattutto persone che sono vicino, quindi coniugi, ex coniugi, quindi persone vicino alla vittima. Però abbiamo anche una violenza più di tipo lavorativo, adesso analizziamo questo contesto, e poi una violenza più di tipo sociale, ad esempio quello che può essere lo stalking, quindi atti persecutori che riguarda una dimensione sociale, ma una riflessione la facciamo anche nel contesto lavorativo. Allora, da questo punto di vista io volevo affrontare un po' il tema dei cosiddetti rischi psicosociali, sia nell'ottica di comprenderne, diciamo, il concetto, ma anche nell'ottica della prevenzione, perché poi al di là di quella che è la situazione, dobbiamo comunque cercare di lavorare su un discorso di prevenzione. Effettivamente, quando prima si diceva arriviamo al momento di gestire il fatto, noi dobbiamo cercare di prevenire, quindi non di poi se capita purtroppo ci dobbiamo trovare a gestire con gli strumenti più opportuni, ma dobbiamo lavorare sulla prevenzione, quindi lavorare su una cultura della prevenzione e non dell'emergenza, quindi di arrivare a gestire le cose quando sono accadute.
Quindi quando parliamo di rischi psicosociali, qui c'è una diversa letteratura al riguardo, anche con alcune accezioni diverse del concetto di rischio psicosociale, però in generale si fa riferimento a tutti quegli aspetti di progettazione, organizzazione, gestione, diciamo, del lavoro, nonché i rispettivi contesti ambientali e sociali che possono provocare danni di tipo fisico, sociale e psicologico ai lavoratori. Quindi qui abbiamo anche alcune condizioni che, di contesto, quindi legate alla situazione, che possono favorire, diciamo, un'esposizione e comunque possono favorire rischi psicosociali. Ad esempio, qui ne ho riportati qualcuno, in quanto c'è anche una bellissima campagna che è stata fatta nel 2014-2015 dall'EUOSH, all'Agenzia Europea per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, che ha portato avanti una campagna sui rischi psicosociali, anzi sullo stress e lavoro correlato e anche gli altri rischi psicosociali. Ora la campagna, quella dell'attuale, è centrata invece sul discorso dell'invecchiamento attivo, quindi anche questa è una parte molto importante. In questa accezione di rischio psicosociale, nel sito disponibile, quindi nel materiale disponibile, si possono trovare alcune condizioni interessanti che in qualche modo possono produrre quindi dei rischi psicosociali, quali ad esempio vedete che viene inserito anche le molestie psicologiche e sessuali e la violenza da parte di terzi. È molto importante considerare quindi non soltanto le forme di molestie e di violenza all'interno del luogo di lavoro, ma anche, sempre riguardanti il contesto lavorativo, questi atti a cui è esposto il lavoratore, che possono derivare da un'interazione con terzi. Tant'è vero che c'è una definizione, adesso poi vediamo su quello che può essere a livello normativo, che qualcosa è stato già citato, però intanto inquadriamo quelli che sono i cosiddetti rischi psicosociali anche in un'ottica di genere. Una indagine europea del 2010 aveva messo in evidenza come le donne hanno più elevati rischi psicosociali perché il lavoro è più frequentemente a contatto con utenti e clienti, e quindi rivelando da questo punto di vista un maggior numero di molestie sessuali e di mobbing. Quando parliamo di rischi psicosociali facciamo riferimento a una serie di fenomeni. In alcuni casi anche qui devo dire che ci sono interpretazioni proprio del concetto di rischio psicosociale, per esempio la campagna europea ha posto l'accento sugli effetti. Alcune definizioni, come quella che ho riportato, che è una delle più accreditate, di Cox e Griffith del 95, dove invece si mette in evidenza gli aspetti, no, diciamo in termini di causa, no? Quegli aspetti che, se trascurati in qualche modo, possono produrre appunto fenomeni come stress, come mobbing, come burnout. Quindi non mi focalizzo sul concetto di stress e burnout, anche se è molto importante, ma non abbiamo, su questo potremmo parlare almeno una giornata piena, ma per inquadrare comunque gli aspetti, diciamo, di molestie e mobbing, e come dicevo prima anche violenze da parte di terzi, che non sono da sottovalutare, perché un accordo quadro a livello europeo, Framework Agreement on Harassment and Violence at Work, quindi del 2007, del 26 aprile 2007, aveva diciamo messo in evidenza le diverse forme che possono, di molestie e di violenza, che possono riguardare i luoghi di lavoro. In qualche modo, vedete, possono essere di tipo fisico, psicologico, sessuali, possono essere, diciamo, episodi isolati, incidenti, oppure pattern sistematici di comportamento, possono avvenire tra colleghi, tra superiori e subordinati, oppure terze parti come clienti, come fornitori e quant'altro, oppure riguardare, diciamo, dei casi specifici dove si richiede richiesto l'intervento della pubblica autorità, no? Quindi proprio come reato. Pensiamo anche a quei luoghi di lavoro dove c'è un'esposizione al rischio aggressione o al rischio rapina, ad esempio, no? Quindi in questo caso sappiamo quali siano poi le dinamiche. Io peraltro mi sono occupata moltissimo di rischio rapina proprio per il discorso di bancario, su quello che è l'esposizione al rischio, perché il rischio rapina, ad esempio, oltre a essere, diciamo, un evento
evento criminoso, quindi è anche un rischio ai sensi proprio del decreto 81, articolo 28, quindi per la salute e sicurezza dei lavoratori. Come si diceva prima, a livello italiano abbiamo avuto un'intesa che in parte ha recepito questi aspetti, quindi mi sembra molto importante. Il 25 gennaio 2016 Confindustria, CGIL, CISL e UISL hanno siglato un'intesa che recepisce questo accordo e che mette l'attenzione, no, su quelle che sono le molestie e le violenze nei luoghi di lavoro, che ovviamente sono inaccettabili, quindi vanno denunciate, ma soprattutto bisogna fare prevenzione, quindi bisogna lavorare su un discorso di prevenzione, quindi ci si assume anche un impegno a mettere in campo, ove possibile, delle misure per adottare o comunque di adottare delle specifiche soluzioni. Una riflessione tra questi due fenomeni, su questo ho scritto anche diversi articoli e testi su quelli che sono i concetti di stalking e di mobbing, vedendo anche come ci sia un certo senso, in alcuni casi, soprattutto nel contesto lavorativo, si può parlare addirittura di una sovrapposizione, no, di contesto, ovvero la caratteristica principale, vedete qui ho riportato, ci sono diverse definizioni, ho riportato qualche definizione nota in letteratura come quella di stalking, dove abbiamo l'evidenza, sono questi comportamenti ripetuti e intrusivi di sorveglianza, quindi di controllo. Ovviamente si tratta di comportamenti che non sono graditi a chi ha alla vittima, quindi non c'è la reciprocità, quindi queste attenzioni non sono volute. E ovviamente si basa molto su un discorso di comunicazione e di relazione, quindi la vittima risulta infastidita e preoccupata da queste attenzioni e da questi comportamenti. Su questo ovviamente pensiamo anche a oggi come questi controlli possano avere maggiore facilità di diffusione anche grazie all'utilizzo delle tecnologie, quindi o comunque di quelli che sono i social network, no? Quindi in qualche modo c'è una maggiore possibilità, no, di controllare anche la vittima, addirittura di fare, magari di scegliersi la vittima. Nel mobbing abbiamo invece, si parla proprio di una forma di terrorismo psicologico che implica proprio un atteggiamento ostile e non etico, si basa molto su un discorso di, anche qui, di comunicazione ma anche di azioni, ed è sistematico. Vedete, nel primo caso parliamo comunque, diciamo, di azioni che debbono seguire, no, un iter, cioè una sistematicità delle azioni che vengono messe in atto con una serie di iniziative vessatorie e persecutorie. Ora, una delle principali, diciamo, differenze è proprio inizialmente stato individuato nel contesto, perché il mobbing è stato collocato principalmente in un contesto lavorativo. Se voi andate a vedere anche i vari studi, si parla di mobbing legato al contesto lavorativo. Se andiamo a vedere lo stalking, noi invece lo vediamo nella vita privata, no, dell'individuo, quindi si interferisce con il privato dell'individuo. Ora, quindi, diciamo che c'è questa distinzione di contesto, poi ci sono diversi punti di contatto e di differenze che ho analizzato e che sono sicuramente interessanti. Un'altra cosa però che possiamo dire è che sicuramente oggi ci possono essere anche delle condizioni in cui una motivazione magari legata all'ambito lavorativo può portare a far sì che lo stesso stalking si configuri come un continuum, quindi vada ad intrecciarsi con altre dinamiche, e quindi possa anche andare a intrecciarsi con conflitti, con mobbing, con molestia sessuale. L'esempio: molestie sessuali o rapporto sentimentale, diciamo, nato all'interno dello stesso contesto lavorativo ma magari finito male, oppure molestie che rifiuta, quindi ovviamente non gradite e rifiutate. E questa è la conseguente attivazione di comportamenti persecutori che coinvolgono anche la vita privata della vittima. Altra cosa importante, sempre sullo stalking, che mi sembra importante puntualizzare, è che non c'è la dimensione relazionale che è fondamentale, ma non necessariamente quella sentimentale, perché noi spesso lo associamo a un discorso di partner abbandonato, e ci sono tanti altri casi che non riguardano l'abbandono da parte del partner. Pensiamo anche al ragazzo che segue l'idolo, no, in maniera spasmodica, oppure io ho seguito, insomma, alcuni casi dove posso garantirvi che non c'era questa relazione sentimentale, ma c'era ben altro. Quindi questo per dire che nella maggior parte dei casi ovviamente noi lo associamo a questo aspetto, però ricordiamoci anche che c'è altro, quindi ogni situazione va analizzata nello specifico.
Mi fanno cenno dei 5 minuti, quindi ci siamo. Magari finisco anche prima, vediamo. Allora, io ho riportato nel poco tempo, insomma, alcuni spunti di riflessione, ma soprattutto nell'ottica della prevenzione, perché credo, ripeto, che questi i fatti accadono, purtroppo le statistiche ci dicono che il problema è serio, il problema è grave, però il problema della violenza è ben oltre la violenza di genere. Noi qui stiamo parlando della violenza di genere, però mi fa piacere che sia, no, le considerazioni poi si sono estese un po' a tutti, perché la violenza è un qualcosa di inaccettabile a prescindere da quello che è il genere. In questo caso bisogna lavorare sulla prevenzione all'interno dei contesti lavorativi. Noi abbiamo un riferimento importante che è il decreto 81 del 2008, quindi che è perché riguarda la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, quindi sui luoghi di lavoro. Come vedete all'articolo 28 viene richiesta un primo punto è la valutazione dei rischi, perché deve essere la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi che attengono alla salute e alla sicurezza dei lavoratori. Poi nell'articolo si legge con riferimento tra cui anche quelli collegati allo stress e lavoro correlato, anche quelli collegati allo stress e lavoro correlato, quindi non significa che gli altri vanno, diciamo, esclusi, no? Dove c'è un'esposizione a rischio, se le violenze sono considerate il rischio o comunque entrano, no, nell'ottica come le discriminazioni nell'ambito dei cosiddetti rischi psicosociali, ovviamente richiedono anche questi una valutazione. Poi su quello che sono le metodologie e gli strumenti, altro tema, però è importante cominciare a fare una riflessione anche su questo nell'ottica della prevenzione, quindi partire dalla valutazione dei rischi, lavorare su processi di informazione e di formazione, peraltro sempre con riferimento al decreto 81 articolo 36 e 37, l'obbligo di informare e formare i lavoratori su quelli che sono i rischi, ma soprattutto, diciamo, lavorare sui processi di comunicazione, lavorare sul miglioramento del clima organizzativo, sul benessere organizzativo. Poi la collega che seguirà focalizzerà questo aspetto sul benessere organizzativo, che è importante, no? Quindi un clima di lavoro sereno, con un rapporto fiduciario, no? Quindi e soprattutto lavorare anche su progetti ad hoc, iniziative ad hoc, codici etici, codici di comportamento, che non devono trovare soltanto una base scritta, ma devono poi trovare reale applicazione, quindi, diciamo, devono essere tradotti dalla lingua scritta in comportamenti attivi, e quindi un monitoraggio anche di quello che è il clima aziendale. A questo punto concludo anche con questa con il messaggio che è quello di lavorare sicuramente sulla prevenzione, su una cultura del rispetto, anche attraverso un'attività costante di sensibilizzazione che deve andare anche oltre il contesto lavorativo, perché oggi sono state affrontate proprio nella dimensione culturale una serie di elementi, tra cui l'aggressività nella comunicazione, l'aggressività in tanti contesti, quindi, e in tante attività quotidiane, quindi bisogna lavorare a tutto tondo. Come diceva appunto la professoressa Paladini, lavorare anche sul discorso scuole, famiglia, quindi nei tanti contesti, ma sui quali si deve lavorare ovviamente in maniera integrata e con delle sinergie. Io ho finito, penso di essere stata nei tempi e vi ringrazio. Ringraziamo.